Italia Liberale Cristiana nasce il 2 settembre 2019, quindi di recentissima costituzione, devo dire ad opera di un gruppo di persone che sono venute dal nord dell'Italia e dal sud dell'Italia, da diverse parti, e questo veramente mi ha fatto molto piacere, perché tutte accomunate da una buona volontà. Trattasi di brave persone, buone persone e soprattutto anche volenterose, il che oggi non è semplice. E quindi le finalità sono quelle di costituire un movimento che esca un po' dagli schemi tradizionali di fare la politica. Probabilmente la collettività o chi è già impegnato in politica si chiederà che cosa vogliamo fare, visto che ci sarà un obiettivo proprio qui in Puglia che si chiama elezioni regionali. Da questo punto di vista devo dire che, essendo il movimento sorto il 2 settembre, quindi solo 2 mesi di anzianità, diciamo così, attendiamo gennaio per verificare la portata delle adesioni, che sicuramente al momento annoverano persone che vengono dal Veneto, dove c'è un nucleo diffuso, dalla Puglia principalmente, dalla Campania, dalla Basilicata e dal Molise. Quindi chiaramente c'è una certa consistenza, ma concentrandoci sulla regione Puglia, noi avremmo idea di candidare qualche membro del nostro movimento, che però ha dato la disponibilità, e dovremo con l'assemblea decidere effettivamente il nominativo. Per quanto riguarda la curiosità, in due parole, relativa a un orientamento di carattere politico, non vi è motivo e non si deve celare quella che è una propria identità. Quindi Italia Liberale Cristiana ha una sua precisa identità, ma ovviamente si colloca in una posizione centrodestra.